Accompagnati dalle loro famiglie, gli ultimi ribelli armati lasciano Homs. Quello che accade in una delle città siriane più martoriate dalla guerra civile potrebbe essere un modello da testare per una possibile soluzione al conflitto. Il governo di Damasco e i gruppi armati di Homs hanno raggiunto un accordo di cessate il fuoco che prevede la liberazione della località della Siria occidentale, assediata da oltre un anno, in cambio di un salvacondotto per i combattenti. Il governatore di Homs, Talal Barrasi. Circa 300 miliziani e un centinaio di famiglie partono oggi. Le famiglie sono composte da almeno 400 civili, fra uomini, donne e bambini. L'accordo raggiunto il 1 dicembre è stato mediato da Qatar e Iran. Adesso gli abitanti di Homs possono cominciare a pensare alla ricostruzione, mentre la guerra civile siriana altrove continua.